non potevo stare più orgoglioso di questi ragazzi. Per me dire questo mi dà anche un po' di emozione. Gente stanca, gente infortunata, gente a giocare con fratture intercostali, gente a giocare solo con una gamba, gente in panchina senza gambe, bambini che non hanno mai giocato in prima squadra con noi. E tutto questo, tu giochi contro una squadra che ha due squadre. L'Inter ha una rosa fantastica, hanno una squadra in campo e una squadra in panchina. Gioca contro una squadra così e tu non sei stato inferiore, anzi. E questo è un orgoglio enorme. Ovviamente arriviamo sempre al pragmatismo dei numeri, 2-0. Loro non hanno sbagliato davanti porta, noi abbiamo sbagliato. Loro si hanno difeso con tutti e con tutto, noi abbiamo sbagliato una o un'altra situazione. Il primo gol è un fuorigioco di Book, è facilissimo da decidere perché by the book la posizione di Lukaku, la interferenza con l'azione di Rui Patricio, parlando anche con arbitri, con VAR, è una cosa che sta tipificata, non c'è nessuno dubbio. Dopo una reazione fantastica e ovviamente un errore nostro, io non mi rifiuto a dire un errore individuale perché preferisco dire un errore nostro, loro hanno fatto il secondo gol. Il modo come la partita finisce per me significa tanto. Primo, perché i ragazzi sono andati fino all'ultimo secondo, anche avendo il feeling al 90esimo, 91esimo, anche avendo il feeling lì che fare due gol sarebbe missione impossibile, però andare fino alla fine, qualcuno nel limite delle sue forze. E questa reazione del pubblico è una cosa veramente da emozionare. Questo non mi sembra che è storico nella Roma, non mi sembra che è storico il campo sempre pieno, non mi sembra che è storico questo tipo di reazioni dopo sconfitta, mi sembra che nella storia della Roma non è successo spesso. È una conquista di questi ragazzi e per questo un orgoglio infinito in questi ragazzi. Le mie parole dopo la partita, se ti fa a te o a qualcuno tifoso un po' di curiosità, niente, solo dire esattamente questo, il mio orgoglio nei ragazzi e che giovedì c'è più. C'è un'altra partita giovedì da giocare che noi con i nostri tifosi, con bambini, con un giocatore solo con una gamba, con tutti i problemi che abbiamo. Andremo lì e giovedì ci aspettiamo di nuovo questo stadio fantastico.